65 gradini, 7 mesi di lavoro, 15 uomini impegnati ogni giorno. Si sono concluse questa mattina le operazioni di restauro del ponte dell'Accademia. Sarà l'incidente probatorio a cristallizzare i fatti accaduti sulla spiaggia di Jesolo la notte tra mercoledì e giovedì. Si è risolto in meno di 48 ore il disguido delle famiglie a cui, a causa dei lavori di realizzazione della pista ciclabile Ofavia Odese, era stato staccato il gas. Dopo anni di battaglia è diventata definitiva la multa per il calcio balilla nel locale mestrino Il Palco. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia. Ponte dell'Accademia, finito il restauro, in giornata, inaugurazione. 165 gradini, 15 uomini al giorno impegnati per 7 mesi hanno permesso di realizzare nei tempi previsti e quindi garantendo l'organizzazione della regata storica il restauro del ponte dell'Accademia. Taglio del nastro questa mattina per mano del direttore alle risorse umane di Luxottica Group Luigi Francavilla, dopo che nel corso della notte sono terminati i lavori di smantellamento dell'impalcatura. Presenti il sindaco, il prefetto, le autorità veneziane e chi ha reso possibile la realizzazione del restauro. Venezia è la testimonianza di una manutenzione continua, di una costruzione continua, di un progetto continuo. Dobbiamo continuare a costruire bene, rapidamente, con onestà, ma costruire. Per cui grazie a loro e grazie anche a tutti i cittadini che hanno avuto la pazienza, perché in effetti per fare le manutenzioni abbiamo dovuto chiudere metà ponte. Questo è un esempio di come si lavora, di come un'amministrazione può rendere alla città, soprattutto a una città come Venezia che ha bisogno di questi esempi, può rendere un servizio grandissimo. Il ponte non è mai stato chiuso del tutto per poter garantire il passaggio dei pedoni e delle merci sopra e il transito dei mezzi d'acqua sotto, con un'impalcatura pensata ad hoc che permettesse contemporaneamente l'esecuzione dei lavori in sicurezza. L'intervento ha costato 1,7 milioni, 1,2 milioni sono stati i lavori e si è proceduto alla sostituzione completa di tutto il legno e alla verniciatura di tutte le parti metalliche. Torniamo a parlare del tremendo stupro di Jesolo, ci sarà l'incidente probatorio per cristallizzare i fatti accaduti. L'avvocato Jacopo Stefani, difensore di Mohamed Gueye, incontrerà il suo assistito domani. Solo alla luce di eventuali nuovi elementi che dovessero emergere dal colloquio potrebbe arrivare alla decisione della presentazione dell'istanza al Tribunale del Riesame. A carico del senegalese di 26 anni in carcere da venerdì scorso con l'accusa d'essere l'autore della violenza sessuale su una minore consumata sulla spiaggia di Jesolo, un quadro giudiziario assai delicato che le indagini della squadra mobile coordinata dalla Procura di Venezia stanno cercando di delineare in maniera inequivocabile. Sembra certa da parte della Procura la richiesta dell'esame del DNA che potrebbe chiarire anche la natura del rapporto sessuale che la quindicenne sostiene essere stato consumato contro la sua volontà, mentre Gueye, di fronte al GIP, ha dichiarato essersi trattato di un atto consenziente. Fondamentali le testimonianze del gruppo di amici con i quali si trovava la ragazzina, che potranno ricostruire le ore antecedenti la presunta violenza cronologicamente fissata attorno alle 3 di notte, orario in cui Gueye e la quindicenne sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre erano intenti a passeggiare verso la spiaggia. Sarà il contraddittorio tra le parti, accusa e difesa, previsto nell'incidente probatorio a cristallizzare l'accaduto. A Jesolo intanto resta alta la tensione, certamente l'azione di Forza Nuova, che l'altra notte ha tappezzato la cittadina con fantocci neri impiccati, non ha contribuito a mitigare i toni. Disagi con il gas staccato per colpa dei lavori per la ciclabile Favarodese, interviene il comune, vediamo come si è risolto il problema per queste famiglie. Siamo intervenuti ieri urgentemente su Italgas e anche su Veritas Energie, perché alcuni sono utenti di Italgas e alcune sono Veritas Energie, e chiaramente nell'esecuzione della pista ciclabile sono state spostate alcune utenti. E già questa mattina l'impresa che è in loco, il Via Altinia, ci ha confermato che è arrivato l'ok di Italgas per la riapertura, che dovrebbe venire, penso, al massimo entro domani. La protesta dei cittadini di Via Altinia, che per farsi ascoltare si sono visti costretti a rivolgersi alla stampa, può dirsi conclusa. Il gas sarà riallacciato entro oggi, al massimo domani mattina, e le utenze non dovranno pagare alcunché per la pratica. Si è risolto in poco più di 48 ore il disagio patito da 4 famiglie di Favaro rimaste senza gas a causa dei lavori di realizzazione della pista ciclabile che hanno richiesto lo spostamento dei contatori.
ci scusiamo con i cittadini, ma purtroppo sono tempi tecnici che si prendono degli enti un po' come l'Enel o in questo caso è Italgas. Già questa mattina sia Italgas che Veritas Gas sono intervenuti per risolvere la situazione. Ci scusiamo perché ovviamente ho spiegato molto bene ai dirigenti di Italgas che questa non è una nuova utenza, sono famiglie che avevano il gas e che la ciclabile ovviamente nell'esecuzione dei lavori ha tagliato, tra virgolette, hanno dovuto spostare i contatori. Li abbiamo spostati a carico nostro, però ovviamente il gas lo fornisce gli enti proprietari del gas, Enigas, Italgas, Veritas Energie, cioè tutti i soggetti che in questo momento si occupano dell'erogazione del gas. Ci siamo occupati con tanti servizi di questa vicenda, della multa per il biliardino nel locale Il Palco, la multa è diventata definitiva, il proprietario ha preso una decisione. È terminata con una sconfitta la battaglia del ristoratore mestrino Stefano Ceolin contro le multe per aver emesso nel proprio locale un calcio balilla gratuito ritenuto illegale per i regolamenti amministrativi. Se uno deve ridursi a fare una battaglia per giustificare la presenza di un biliardino a palline libere, dopo che tra l'altro non solo si era preoccupato di capire come è giusto fare presso gli uffici competenti se e come fare per installarlo, ma che se n'era uscito da quegli uffici con un modulo che chiaramente ricomprende il calcetto in un capitolo di cosiddetti giochi leciti d'azzardo che sono attivati a gettoniera, non so davvero come commentare ulteriormente. 4 anni fa fu la prefettura di Venezia a bocciare il suo reclamo contro la contravvenzione inflittagli dalla polizia locale per la mancanza della dichiarazione di inizio attività e a nulla sono valsi i suoi ricorsi contro quella multa da 1.200 euro che nel frattempo è aumentata. Dal palco, fronte Teatro Toniolo, quel calcio balilla ora deve essere rimosso, definitivamente. Me lo stanno chiedendo davvero tantissime persone, piuttosto che patronati, eccetera, e mi stanno mettendo in imbarazzo. Troveremo un modo per far sì che a qualcuno comunque possa essere regalato. Resta l'amaro in bocca, dice Ceolin, per una vicenda durata 5 anni e che poteva essere gestita con buon senso. Di contro però c'è da riflettere per un altro episodio. Parallelamente, per una vicenda precedente, questa del 2009, sul piano penale, ossia un furto aggravato con tanto di recupero della refurtiva e quindi ovviamente, anche se non si può dire dell'altro, delle persone che quella refurtiva con sé l'avevano, di un anno fa la notizia che senza alcuna udienza il tutto si è concluso con una prescrizione. Ecco, questo è più grave. E direi... è tutto per TG Venezia, grazie per essere stati con noi, a presto.